E allora, Sindaco Catania, stamattina qui alla Biblioteca Comunale di Mussomeli, studenti presenti, giovani, ecco, cosa si è trattato? Sì, di fatto abbiamo presentato ufficialmente e oggi prende ufficialmente l'avvio lo sportello imprese, lo sportello lavoro, lo sportello Europa previsto all'interno del Polo Inclusione, che è appunto un progetto che è stato finanziato al comune di Mussomeli come comune capofila del distretto di 10, distretto che coinvolge gli altri comuni, cioè Acquaviva Platani, Campofranco, Vallelunga Pratameno, Villalba e Sutera. Quindi abbiamo presentato alla platea degli studenti queste tre importantissime opportunità, quindi sportello lavoro appunto che servirà per avere tutte le informazioni sulle misure europee, sulle misure previste dallo Stato e sulle misure previste dalla Regione Sicilia per chi vuole avviare un'attività di impresa e quindi quale opportunità finanziaria può utilizzare. Lo sportello lavoro invece, grazie alla presenza dell'Agenzia per il Lavoro, l'Agenzia Mestieri, che è un consorzio presente in tutta Italia e anche ha diverse sedi in Sicilia, attraverso cui è possibile per chi cerca lavoro registrarsi, e in collaborazione con gli altri partner del progetto, compreso l'ufficio, il centro per l'impiego, sarà possibile fare matching domanda offerta di lavoro e quindi agevolare la ricerca del lavoro da parte di, soprattutto di giovani disoccupati, ma anche da parte di adulti che cercano lavoro. E infine lo sportello Europa, appunto, che servirà per implementare nuove progettualità da parte del territorio, quindi da parte dei comuni e da parte ovviamente delle imprese presenti in questi comuni. Ovviamente questa mattina abbiamo presentato, come dicevo, ufficialmente lo sportello, che sarà aperto martedì, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Quindi invito tutti coloro che sono alla ricerca del lavoro, che vogliono avere informazioni sull'avvio di attività di impresa, sulle opportunità, oppure vogliono mettersi in moto per scambi culturali, mobilità in altri paesi, a rivolgersi a questo sportello. Ovviamente ringrazio la società a nome mio, come primo cittadino di Mussomeli, a nome di tutti i miei colleghi sindaci dei comuni di Acquaviva, Campofranco, Vallelunga, Villalba e Sutera, per questa opportunità, e invito tutti i cittadini a usufruirne. Ci tengo a precisare che questo servizio sarà attivo fino al 31/12/2019, quindi avremo più di un anno e mezzo a disposizione, e sono servizi assolutamente gratuiti a cui possono rivolgersi i cittadini di questo territorio. Quindi i locali sono presso la biblioteca comunale, appunto, dove è insediato questo sportello. Esattamente, i locali sono presso la biblioteca comunale, saranno attivi, come dicevo, martedì e giovedì, quindi aperti a coloro che vogliono informazioni in questa direzione.